vorrei fare una riflessione, così, a volo d'uccello, in riferimento al ragionamento che facevo nel filmato precedente, sul metodo, sul sistema che ognuno di noi si deve fare, si deve creare, istruttore o allievo, o cavaliere, cioè, sul lavoro col cavallo. Cioè, il cavallo è un animale, giusto? Cioè, è un animale, è un erbivoro, è un predato, quindi fa dell'attenzione estrema, la sua sopravvivenza. Voler diventare il suo capo a tutti i costi, secondo me non è giusto. Cioè, scompensiamo un po' l'equilibrio del cavallo. Il cavallo è un cavallo, io sono un essere umano, tu sei un erbivoro, io sono un onnivoro. Dobbiamo creare un rapporto di reciproca collaborazione, di reciproca fiducia. Quindi quello su cui si ragionava già qualche tempo dietro, cioè non più un rapporto parassitario, ma un rapporto simbiotico. Questa cosa, queste idee che oggi pervadono un pochettino tutta una serie di convinzioni, e creano, scusate, una serie di convinzioni, secondo me devono essere un po' resettate. A me va bene, mi va benissimo, lavoro col cavallo, gioco anche col cavallo a terra, molto a terra, molto lavoro a terra, molto lavoro montato, ma non posso essere io il suo capobranco, non posso essere io il suo capo. Io sono un essere umano, lui è un cavallo. Lui deve trovare a un certo punto quello che un grande istruttore mi ha insegnato una volta, dicendo che il cavallo deve trovare un muro invalicabile, che è la volontà del cavaliere. Cioè, non trovo giusto questa cosa, questa idea dove io divento il capobranco del cavallo. Io sono un essere umano, lui è un cavallo, io lo monto e lui ed io creiamo un insieme. Beh, è chiaro, è molto più difficile, è così. Secondo me è molto più difficile creare un rapporto simbiontico e non di discepolarità del cavallo nei miei confronti. Ecco, questo secondo me è questo il concetto vero. Cioè, il cavallo non deve essere succube mio, deve essere collaborativo con me. Se il cavallo diventa succube, se il cavallo diventa che non ha più una volontà, creo delle situazioni che a volte sono di pericolo, soprattutto noi che ci dedichiamo alle discipline olimpiche, al concorso completo, eccetera. Se il cavallo non ha una capacità di discernere se quello che va a fare è, se non ha la capacità di discernere se quello che va a fare è pericoloso, e quindi ha la possibilità di fermarsi, diventa rischioso. Non so se riesco a rendere l'idea. Se io rendo cavallo succube di me, vuol dire che se io lo mando al galoppo contro l'autotreno che sta arrivando verso di me, lui ci va, appunto. Se non l'ho reso succube, ma l'ho reso collaborativo, a un certo punto vede l'autotreno e dice: no, aspetta che mi fermo, perché sennò mi faccio male, no? Un senso di autoprotezione che è insito in ogni essere vivente. Devo lasciargli un potere discrezionale di scegliere se quello che va a fare lo può fare oppure no. Poi io posso aiutarlo nel fare. Ovvio ed evidente che io devo essere un uomo di cavalli, devo essere un cavaliere, cioè non metto la velinese di turno davanti a un oxer quadrato di 1,40 m, perché sarei un cretino. Però la velinese di turno, se deve guadare un corso d'acqua, se deve fare una salita quasi al limite dell'aderenza e una discesa scivolando un pochettino, con me sopra lo deve fare.
se è sano, eccetera, lo deve fare, punto. Perché a quel punto il l'avegnese si rende conto che lo può fare, si rende conto che io, cavaliere, lo metto in condizione di fare qualcosa che lui può fare, e si crea un rapporto simbiontico, non si crea un rapporto di discepolarità tale per cui il cavallo fa esattamente quello che io dico anche a costo di morire. Ecco, questo secondo me è molto importante, e noi cavalieri, scusatemi, io qui ho... coloro che lavorano con i cavalli lo devono tenere sempre ben a mente, secondo me. Ecco, questa è una cosa abbastanza importante.